Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie anche per l'accoglienza, per la presenza, soprattutto per aver dedicato un po' di tempo per la Siria e per confrontarci, per cercare di capire. Ecco, non vorrei raccontarvi le mie verità perché sono coinvolto in prima persona e forse la mia testimonianza in qualche modo potrebbe risultare faziosa. Faziosa perché mia madre vive ad Aleppo, mio fratello vive ad Aleppo ancora, i miei parenti, i miei amici. È difficile vedere la propria città distrutta, soprattutto perché vengono man mano distrutte anche pezzi della memoria personale, dei ricordi, dell'infanzia. Ecco, non vorrei raccontarvi le mie verità, cercherò solo di confrontarmi con voi e di aiutarvi, insomma, con qualche interrogativo. Questo è il mio intento. Soprattutto perché sì, vengo da un paese arabo dove dicono gli arabi sono reazionari, sono di pancia e tutto il resto, mentre l'Occidente è quello della ragione. Ecco, io sono cresciuto in Siria e ho studiato a Roma, per cui sono riuscito a ottenere in qualche modo tutte e due le cose. Però negli ultimi anni sembra che ci sia persa questa attitudine a ragionare, a indagare, a cercare di capire. Tutto viene ridotto a schieramenti. Se dici ma perché, allora sei dall'altra parte. Se dici ma come è successo, allora sei dall'altra. Ecco, insomma, questo ci toglie un po' dalla nostra intelligenza di analizzare le cose, analizzare le situazioni. Che cosa succede oggi? Seguendo questo ragionamento partirò dalla fine, dai risultati. Circa 4 milioni di persone son profughi. Metà della popolazione siriana su 24 milioni sono sfollati, hanno abbandonato le proprie case, anche la mia famiglia, mio fratello ha dovuto lasciare la propria casa e spostarsi in un'altra perché era una zona sotto tiro di conflitto. Cerchiamo di vedere che cosa succede oggi. Oggi ci parlano del terrorismo che bussa alle porte dell'Europa. E uno si chiede, ma come? Avete detto era una rivoluzione popolare, come mai se è una rivoluzione popolare ci sono tutti questi stranieri dentro il paese? Come mai se è una rivoluzione popolare ci sono tutti questi migliaia e migliaia di combattenti jihadisti, di tutti i nomi li chiamano oggi i giornali, gli stessi giornali, telegiornali, che ieri dicevano che è una rivoluzione popolare, è la gente che usciva contro il dittatore, il mostro doveva essere abbattuto. Poi scopriamo che c'è una minaccia a casa nostra, ma li abbiamo armati noi, le abbiamo dato i soldi, l'Europa fino a ieri finanziava l'opposizione, anche l'opposizione armata, anzi l'opposizione armata era siriana, era presente a Ginevra nella conferenza di pace, c'erano rappresentanti di questa opposizione armata presenti lì seduti accanto ai capi di Stato europei e oggi è una guerra di terrorismo. Rivoluzione, ma se una rivoluzione dovrebbe portare un miglioramento, immagino una rivoluzione è con obiettivi ben precisi, ben chiari, con dei valori,
che invece ci fanno vedere di teste tagliate. Sharia imposta qui, gente massacrata lì. Che cosa è successo? E poi soprattutto questo mostro, questo dittatore, dopo 4 anni di guerra civile e rivoluzione popolare, non cade, stranamente. E lì torniamo un po' indietro e riprendiamo un po' le informazioni che davano gli Stati Uniti stessi, per esempio, dicendo che il 70% della popolazione siriana sono rapporti degli Stati Uniti, non lo dicono i siriani, è vicina al governo siriano, appoggia il governo siriano, non si fida dell'opposizione, questa opposizione non rappresenta nessuno, eppure viene accolta, osannata e tifata in tutta l'Europa, anche in Italia. Vengono ricevuti come rappresentanti, unici rappresentanti del popolo siriano. Allora, stiamo appoggiando una rivoluzione popolare che non risulta né rivoluzione né popolare per la democrazia e la libertà. Nella democrazia arriva, la libertà è sempre meno, e gli stessi, noi che l'Occidente che dice di volere di voler esportare la democrazia, ecco, per usare un termine che viene usato spesso in questo paese, sceglie lui i rappresentanti e dice: questi sono gli unici rappresentanti, proprio questo termine, gli unici rappresentanti del popolo siriano. Io da siriano dico: mi state prendendo in giro, mi volete volete portare la democrazia a casa mia e mi dite questo è il tuo rappresentante. C'è qualcosa che non va. Guerra civile, hanno detto. Ma la guerra civile che cos'è? È quando diverse appartenenze della popolazione si scontrano tra loro e si ammazzano a vicenda. Poi tutti i giorni esce un capo di Stato europeo e dice: ah, dalla Francia ci sono 100-200 combattenti, dall'Italia oggi hanno detto 50, pare. Gran Bretagna è la stessa, tutti i filmati di massacri e di violenze vengono individuati dei occidentali esecutori. Quindi, guerra civile, dove è il civile? Dove è la guerra civile? Se questi gruppi poi ammazzano gli stessi sunniti come loro, dalla stessa famiglia religiosa, perché non si sottopongono alle loro regole? Questi sono un po' i giochi dell'informazione o la disinformazione. Bisogna dire la verità senza schieramenti. Io non rappresento nessuno, non appartengo a nessuno, appartengo a me stesso, come tanti siriani che in questi 3 anni hanno cercato, malgrado il tentativo dell'Europa, ma anche in Italia, io personalmente sono stato oggetto di questo, di voler tapparci la bocca, perché sì, vogliamo portare la democrazia, ma vi diciamo noi che cos'è la democrazia. Sì, vogliamo portarvi la libertà, ma non avete la libertà di dire quello che pensate, non avete libertà di dire quello che volete. E questo è il diritto sacrosanto, non può essere violato, dei popoli di decidere il proprio destino, di decidere chi deve rappresentarli e chi... da chi vogliono essere governati. Può piacere o non piacere a voi, ma quello è un altro discorso, questa è una questione interna alla città. Io non posso scegliere il vostro sindaco, dovete sceglierlo voi, io non conosco neanche le problematiche vostre. Quindi
Non posso dire che vi porto la democrazia e la libertà e vi metto io una persona di fiducia, dovete fidarsi. Questa non è democrazia. A me mi hanno insegnato che non è democrazia. Questa imposizione si chiama. Questo è un discorso. L'altro discorso invece delle conseguenze di questo sono i negoziati che in questo momento in atto tra gli Stati Uniti e l'Iran sul nucleare iraniano. Chi ha osservato questi giorni questi negoziati a Vienna, che si stanno concludendo, dovrebbero tra oggi e domani insomma chiudersi, capisce chi sono i giocatori e perché la Siria era in mezzo. E lì mi aggancio anche a quello che diceva, purtroppo hanno fatto una guerra umanitaria, per salvare i popoli, hanno dichiarato delle guerre per la democrazia, per esportare democrazia, per la libertà, hanno associato il nome guerra a tante cose. Oggi la guerra in atto è la guerra del gas in Europa. Il compratore è l'Europa, siamo noi, che compriamo, che consumiamo in tutti i modi possibili. Siamo i grandi consumatori. I venditori sono la Russia, gli Stati Uniti, Qatar, Arabia Saudita, nostri alleati, perché sono alleati dell'Italia e dell'Europa, grandi alleati, che guarda caso né di democrazia, né di libertà, né di diritti civili hanno visto neanche l'ombra, perché in Arabia Saudita non solo non c'è costituzione, non c'è voto, non c'è una struttura di uno Stato, c'è un re che sta lì che ha più di 100 anni, come una mummia, e quelli attorno a lui stanno aspettando che morisse per iniziare una guerra, per completare, per dividere il potere. E il Qatar. La guerra, dicevo, è la guerra del gas. Il compratore siamo noi, i giocatori sono loro. Chi non vede un nesso tra quello che è successo in Ucraina e la Russia sbaglia di grosso, perché stiamo parlando sempre di gasdotti. Purtroppo questa è la situazione oggi. I venditori sono il Qatar e l'Arabia Saudita. Petrolio e gas. I gasdotti devono passare in Europa in qualche modo. L'unico modo per farli passare è l'Iraq e la Siria, che la porta sul Mediterraneo. La Russia ha l'unica base militare in Medio Oriente, in Siria. L'unica. Il Qatar voleva far passare questo gasdotto in Siria. Ovviamente gli equilibri di rapporti tra i paesi non hanno permesso alla Siria di accettare questo progetto. È lì che Assad è diventato nemico. Un giorno prima era amico del Qatar, il Qatar era il principale investitore. Questa è la guerra del gas oggi. L'obiettivo è sempre l'Europa. Cambiare il sistema politico e il regime siriano è l'unico modo per attuare questi progetti. C'è poco da fare. O si toglie di mezzo o non abbiamo altra strada da fare. Dobbiamo vendere, e questa è la strada. Se troviamo davanti a noi una casa, la distruggiamo semplicemente, perché dobbiamo passare. Questo in poche parole, insomma, il progetto è la guerra del gas. Il rapporto invece in questo momento, questi giocatori che stanno negoziando, che potrebbe portare un accordo potrebbe portare alla soluzione di tante cose, ci sono dei nemici di questo accordo, perché
La facciata è il nucleare iraniano, ma il nucleare iraniano sono anni che sanno che non rappresenta nessuna minaccia a qualsiasi paese, sanno benissimo. Il vero problema è il petrolio, che riintegrando l'Iran potrebbe rappresentare come fornitore, come esportatore. E ovviamente in tutto questo c'è il gioco, c'è la guerra geopolitica. I due nemici dell'Iran che stanno facendo pressioni altissime, non segrete, questi giorni il ministro degli esteri saudita si reca in Francia per fare pressioni per impedire l'accordo con gli Stati Uniti e con l'Occidente sul nucleare. Hanno raggiunto l'accordo sulla maggior parte delle questioni legate a questo discorso del nucleare. Le pressioni vengono poi dall'Arabia Saudita e dall'Israele, ovviamente perché l'Iran rappresenta il loro nemico. E l'Europa che cosa fa? Non sa che fare, nel senso subisce e basta, perché purtroppo non abbiamo una politica estera. Oggi parliamo della Siria, ma se fate caso, di politica estera non si parla in Italia, non ne parla nessuno, non c'è un programma politico, uno, non dico due, uno in televisione che parla di politica estera. Strano, eppure tutti parlano di internazionalizzare l'Italia, di aprirci al mondo, ci parlano solo delle questioni negative, delle ideologie, dei problemi, i barconi che arrivano dalla Libia, ma non ci dicono come mai è stata dichiarata la guerra in Libia in 3 giorni, lasciando il paese oggi devastato. Non ci raccontano come mai i combattenti passano con voli charter dalla Libia con loro armi direttamente in Turchia e dalla Turchia entrano in Siria a combattere. Ma la Turchia è uno stato della NATO, è l'unico stato islamico della NATO, eppure fa questo, e di conseguenza abbiamo la minaccia noi dall'ISIS, dal terrorismo. Cioè, questo è il gioco delle parti, però non ci raccontano le verità, ecco perché vengono evitati discorsi sulla politica estera. Che la gente poi potrebbe insomma intuire qualcosa che non va. Oggi in Siria che cosa succede? Credo che gli Stati Uniti hanno abbandonato almeno per il momento l'idea di poter insomma rovesciare il governo siriano e togliere di mezzo Assad. Quindi il loro obiettivo adesso dichiarato è il terrorismo, è la guerra del terrorismo. Hanno fatto questa coalizione per combattere il terrorismo, a cui partecipa anche l'Italia. Adesso parliamo dell'Italia. Che cosa succede in questa coalizione? All'interno di questa coalizione sono due paesi che sono i finanziatori dei gruppi armati. L'Arabia Saudita e il Qatar, ma non lo dico io, l'ha detto il vicepresidente, ora mi sfugge il nome, Biden. L'ha detto un giorno, così all'improvviso, in un incontro pubblico, ha detto il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, anzi ha messo anche in mezzo, sono finanziatori del terrorismo. Poi ovviamente dopo un giorno ha chiesto scusa, anche la Turchia, ha chiesto scusa, insomma, ritrattando su quello che ha detto, ma quello che ha detto è già detto. Ecco, era un gioco anche per fare pressioni su questi due paesi. Dunque, questa coalizione, che in questo momento sta spendendo una botta di soldi su questi raid aerei, che non portano a nulla, perché
L'obiettivo è difendere Kobane o Ain al-Arab, che è la città, una cittadina piccola al nord dove ci sono i curdi siriani, e l'altra invece, la vera capitale dell'ISIS, dello Stato Islamico, è a Raqqa, è una città intera nelle mani loro, dove stavamo vedendo prima le foto, hanno preso una chiesa, la chiesa armena, hanno buttato giù la croce e hanno messo la bandiera di Al-Qaeda. Quindi non è una cosa nascosta, sono le foto, sono dichiarate dappertutto, ci sono le foto, le immagini, insomma, e la capitale l'hanno battezzata capitale dello Stato Islamico, e invece lì non fanno niente, non fanno niente. Dunque, l'Italia partecipa a questa, manda aerei, ha dichiarato che l'Italia manderà degli aerei per partecipare ai raid, però solo di cognizione, quindi non giocheranno solo, andranno in giro a guardare un po'. Però peccato che questa operazione, a quale partecipa l'Italia, è senza autorizzazione delle Nazioni Unite, perché c'è una risoluzione delle Nazioni Unite che dice di cercare in tutti i modi di combattere il terrorismo, ma non autorizza nessuna operazione militare, soprattutto la seconda, che è, se entra in territori siriani, è una violazione di uno Stato che non ha dato nessun permesso a nessuno di intervenire dentro il paese, anche perché poi non ci sono rapporti diplomatici con l'Italia né con l'Europa, perché l'Europa ha chiuso tutte le sedi diplomatiche. Che cosa fanno in questo momento gli Stati Uniti? Di sicuro c'è un coordinamento delle operazioni con la Siria, insomma, è stupido non pensarlo. Quindi da una parte Obama oggi, l'altro ieri, ha dichiarato che comunque il suo obiettivo è abbattere Assad e toglierlo di mezzo, ma comunque siamo abituati alle dichiarazioni degli Stati Uniti, dicono una cosa, poi in segreto hanno fatto sempre nella storia loro questo, e quindi probabilmente c'è un coordinamento su queste operazioni all'interno del paese. Non è pensabile che gli aerei volano e ci sono anche le forze aeree siriane e non coordinano insieme le operazioni. E in questo ovviamente c'è in gioco il rapporto con l'Iran e l'Arabia Saudita. Un accordo con l'Iran potrebbe risolvere tante questioni in Medio Oriente, dall'Iraq alla Siria, al Libano. L'ultimo è il Libano, che da marzo è senza presidente. Non c'è presidente. Il Parlamento si è autorinnovato il suo mandato, così, all'improvviso, per la seconda volta, fino al 2017, quindi... infatti c'era molta somiglianza tra il Libano e... La questione è perché non riescono a mettere d'accordo su un presidente, perché sono le due forze, una è legata sciita, legata all'Iran, e l'altra è legata all'Arabia Saudita, e un accordo con gli Stati Uniti potrebbe risolvere anche questa questione. La Siria, in questo momento ci sono tre questioni. Il confine con la Turchia, che è nelle mani dei ribelli, purtroppo la Turchia sta cercando di impedire l'ultima proposta dell'ONU presentata dal De Mistura, l'inviato che è andato a Damasco, ha presentato questo piano per congelare il conflitto ad Aleppo. Che cosa c'è ad Aleppo? Aleppo è una città di 4 milioni di persone, una parte di questa città è occupata dai ribelli,
Però l'esercito avanzato e ha tagliato tutti i rifornimenti, quindi sono assediati in questo momento. Ecco perché i siriani si sono un po' girati da questa proposta di demistura, anche perché nell'ultimo anno sono rimasti 3 mesi senza corrente e 2 mesi senza acqua, perché i grandi ribelli moderati, che questi sono i moderati, hanno colpito le centrali elettriche, la centrale dell'acqua, impedendo alla gente dentro le case di bere. Ovviamente questo oltre ai colpi di mortaio quotidiani. Gli ultimi 2 giorni sono caduti 60 tipo di colpi di mortaio. E colpi di mortaio gettati direttamente sulle case della gente. Lì non ci sono obiettivi militari. E quindi arriva questa proposta di demistura, in qualche modo, secondo i siriani, per salvare questi ribelli, perché è l'unico modo. I siriani dicono, studieremo la questione. Che cosa succede? Intanto la Turchia, per impedire questo, perché l'obiettivo della Turchia è creare, non l'ha nascosto, è creare questa zona, no-fly zone al nord, dove ci sono tutti i gruppi armati, praticamente sono finiti lì, tra cui anche l'ISIS, oltre a al-Nusra, che l'altro gruppo fratello dell'ISIS, che sono le due costole di Al-Qaeda, di matrice di Al-Qaeda, ha rafforzato questo gruppo, impedendo alle altre formazioni armate di prendere il potere nella zona. Quindi ieri il capo del cosiddetto esercito libero, questa formazione che crea ben vista dall'Occidente perché considerata tra i ribelli moderati, ha abbandonato la città di Aleppo, scappato in Turchia con 400 dei suoi uomini, e quindi lasciando il territorio a Nusra, ad Al-Qaeda. Di conseguenza, una proposta dell'ONU in questo senso non potrebbe essere, insomma, attuata, perché chi dialogherà con loro? Cioè loro, chi avrà il potere di dialogare e di negoziare con Al-Qaeda? Sicuramente l'ONU no. Per cui la Turchia in questo modo ha giocato questa carta sua. In ogni caso ci sono dei combattimenti sud Damasco, nella zona del Ghouta, che è una zona molto difficile perché sono campi, è facile nascondersi, è molto vicina al confine giordano, dove entrano facilmente da lì combattenti, e tutto concentrato Aleppo e Nord Aleppo, perché nell'ultimo anno Homs, la città di Homs, è stata, insomma, lasciata e abbandonata dai ribelli, che sono spostati al nord. Quindi in questo momento questo è sul territorio che cosa sta succedendo. Questo è il quadro un po', insomma, vedremo come andranno le cose. Dipenderà ovviamente dagli accordi. Ecco, ripeto, se fosse veramente una rivoluzione popolare, non sarebbe oggi questa la situazione in Siria. Sarebbero cambiate tante cose. Purtroppo Aleppo, la Siria, è l'ago della bilancia di queste forze, è il campo dove giocano sulla pelle della gente. In questo momento aspettiamo di vedere che cosa accadrà.